No, signora Capasso, non adesso, ho fretta, ho fretta. Vieni qua. Ho fretta, non posso. Vieni qua. Ho fretta. Fretta e corri, corri, tata, per il colpo. Ma chi è sta signora Capasso? Me lo dici? È una donna che ha sofferto molto, una donna molto sola e la vita l'ha proprio indurita, lei è triste, sola, acida e zitella dentro al cuore. L'altra è scappata, ma tu ti fermi, scurnacciata! Vabbè, abbiamo esagerato, però chiamare i vigili, dai! Che vigili? Sì. La prossima volta chiama l'esercito! Via via che il film va avanti, ha anche un suo lato romantico, dolce, tenera questa Capasso, quindi ha un po' tutto. Ma allora, c'entra o non c'entra con te? Intanto c'è una cifra che ci unisce il fatto di essere napoletane. Io sono napoletana dalla punta dei piedi fino alla punta dei capelli e la Capasso è proprio una napoletanona verace, però insomma è divertente. Moreno di qua, moreno di là, moreno di su, moreno di giù. Il pubblico ti ama tantissimo. Ti ama anche per la tua, vediamo se la dico bene, napoletanità. Ma guarda, sicuramente il fatto di essere molto, non so come dirti, secondo me questa mia serenità e questo modo di far sentire tutti a proprio agio, alla fine arriva, passa anche attraverso lo schermo, così attraverso la televisione, così a teatro. E infatti la gente mi ferma e dice: guardi signora, mi fa tanto piacere avere questa sensazione che lei è una di noi, la puoi toccare lì, è proprio come la tua vicina di casa. Anto, buon viaggio! Esattamente, ti dico buon viaggio, gli auguri prima di un volo, porta male, cade l'aereo. E chi vuoi morire proprio adesso che sei stato eletto deputato? Da cosa scaturisce la risata, secondo te? Allora, e intanto io vengo da una città, Napoli. Napoli ti offre troppi spunti di comicità naturale. Si ride nell'attraversare la strada, nell'andare a scuola, nel prendere un caffè. Tutti fanno battute, è un teatro continuo, un palcoscenico continuo, quindi sicuramente questo influisce sulla crescita di una ragazzina. Io sono rimasta a Napoli fino a 18 anni perché proprio si respira un'atmosfera. A casa io vivevo queste tavolate familiari dove era una gara a fare la battuta più comica, a ridere e anche nei lati più drammatici della nostra vita. Ando in biccia, mani in cintralla, sacco da ferra, con vecchia, in ciuscia, a mamagna, a mamagna. Mamma, chiude sta bocca, fa impressione, una furnace. Io ho trovato una frase che tu citi spesso, credo, che è una frase di tua nonna: solo la morte non c'è rimedio. C'entra con questo? Bravissimo, no? Sì, io sono cresciuta proprio con questa filosofia. Mia nonna, vabbù, solo la morte non c'è rimedio. E questo ti aiuta ad affrontare effettivamente tanti problemi che all'inizio sembrano enormi, con una risata, con una, cioè, se affronti la vita in questo modo non è un caso che poi spesso ti va bene. Angela, che sorpresa, una bella improvvisata. Sei solo? C'è un momento esatto in cui hai deciso: io voglio fare l'attrice, o forse in queste grandi tavolate di cui mi parlavi prima, in cui assistevi un po', diciamo... Ma prima, io penso proprio nella pancia di mia madre, forse perché ero piccolissima. Mamma mi racconta che a 3 anni, sai quando i bambini, che vuoi fare da grande? Attrice, cioè piccola così già avevo proprio le idee chiarissime. Pirivi! Ovvio, che ci fa? Ti chiedi conto? Se dico piripiri, qual è il segreto di questa? Allora, intanto i tormentoni. Ho sempre amato i tormentoni in generale, perché anche con Giorgio Panariello io lo facevo quel verso, facevo Giorgino. E quindi trovo che in qualche maniera il tormentone ti faccia ridere, è facilmente riconoscibile. E quindi sicuramente il piripiri con Pieraccioni nel Ciclone è stato un tormentone molto felice e molto fortunato, perché a distanza di tanti anni tuttora la gente mi ferma per la strada e mi fa piripì, quindi vuol dire che ha funzionato. Andò, buon volo! Ancora? E t'ho pregata, porta male. Tu con Salame funzioni benissimo. Sì, ho avuto la fortuna di lavorare con grandissimi attori, tra cui molti comici, per cui dal grande Massimo Troisi a Salame, a Pieraccioni, a Panariello, veramente tantissimi, Lello Arena. E mi piace molto, perché devo dirti che fare da spalla ad un attore comico è molto difficile, molto complicato, perché gli attori comici hanno dei tempi tutti loro particolari e la difficoltà è proprio quella di essere lì pronta a reggere la battuta, ma non devi mai essere invadente. La facciamo schiattare di invidia la spagnola. Ah, andiamo in scena. Dovete venire assolutamente, perché questo film è bella assai. Mi raccomando, non facite fatica. Sì, sì, ho tempo, scatta, troppo bella. Marisa! Chi è questa perticona? Chi è?
E la seduzione che cos'è secondo te? Ma la seduzione intanto deve essere anche un po'... Io non credo nella seduzione proprio architettata. Cioè una persona che si sente seducente forse non è mai realmente seducente. È un filo sottilissimo. Io per quanto mi riguarda mi sono sempre raccontata sicuramente anche in maniera sexy ma sempre spiritosissima. E questa è stata una mia carta vincente. Ok! Ma che fai? Un corso di autostima. E Belen lo è seducente? Lei è sempre molto molto seducente. Devo dirti, lei è proprio sexy suo malgrado. Perché io l'ho vista con il figlio, con il marito, con, cioè quindi anche fuori dal lavoro. E queste sono delle donne che hanno, beh, sicuramente aiutata da una bellezza folgorante. Non mi riconosci più. Belen, definiscimi Tosca. Allora, Tosca è super sicura di se stessa. È un'attrice meravigliosa, però io questo... Lei prima ha detto, adesso te lo confesso, che aveva dei preconcetti su me. Io sì, non ce l'avevo per è niente, vero, perché avevo visto un sacco di film suoi e proprio impazzito. Ma mi piace che me lo... A me piace questa cosa che me lo dico. E poi sorride tutto il tempo, super solare. E poi, vabbè, una grandissima professionista da cui imparare questo mestiere. Io sono, lo dico sempre, quindi sono credente e praticante. Credente perché io penso che la fede veramente ci aiuti sempre. Io mi sento sempre protetta e... C'è una mia amica che non crede e mi dice sempre: beata te che credi. E poi c'è una frase che ho fatto mia del grande Chekhov che dice: io ho fede e quando penso alla mia vocazione non ho più paura della vita. E questo mi accompagna sempre, ci ha permesso di affrontare delle grosse difficoltà, dei grossi dolori come la perdita di mio padre. E mio padre era un uomo molto credente, ha sempre detto, sempre stai tranquilla, stai serena, perché il Signore c'è, esiste qualcosa dopo, io sono molto tranquillo. E questo quindi mi permette di affrontare tutte le difficoltà, anche questi grandi dolori, chiaramente soffrendo, ma chiaramente sorretta, appoggiata e prego moltissimo. Cosa manca? Forse i premi, per esempio? Anche se questa è una bella domanda. Guarda, non tanto i premi, ma mi piacerebbe adesso, sai, perché in Italia, lo dico sempre, veniamo un pochino ghettizzate noi attrici, per cui se sei napoletana ti fanno fare la napoletana, se sei un'attrice comica ti fanno fare l'attrice comica. Ecco, questo mi piacerebbe. Oggi come oggi ci sono dei registi fantastici, diciamo intellettuali, di nicchia, sì, e mi piacerebbe che loro mi chiamassero per far parte di un film anche diverso, perché sono sicura che poi, sai, comunque insomma, io mi sono diplomata all'Accademia dove ho fatto di tutto e quindi sono sicura che invece darei anche, chissà, forse anche il meglio.